Marco Merrino, una cosa bella di YouTube. So che magari il titolo vi può far pensare male perché è un po' un titolo alla Marco Merrino, però no, lo penso davvero. Marco Merrino è una delle cose belle di YouTube, è una persona che mi sta simpatica, che stimo e adoro personalmente il suo lavoro su YouTube. Insieme ad altri pochi YouTuber penso che lui proponga una delle cose di massimo livello che io seguo come un fan, vi giuro, mi piace tantissimo. Questo non vuol dire che il mio apprezzamento personale per quello che fa e per lui mi possano permettere di far passare così in sordina una cosa che mi ha colpito molto e mi è dispiaciuta, soprattutto perché quando sono in bocca di chi stimo certe cose mi fanno ancora più dispiacere. Quindi utilizzo il mio spazio pubblico, che più volte si è prestato a questo genere di analisi, a questo genere di sfoghi, proprio per dire la mia, perché questa volta ritengo che l'argomento sia importantissimo. Però non vuole essere una guerra con Marco Merrino, vuole essere una discussione fatta un po' così a distanza, soprattutto in pubblico, perché è stato in pubblico che lui ha detto quelle cose. Non so se lo sapete, ma sul suo secondo canale è stata fatta una battuta molto molto pesante su Adalia Rose, spero di averla pronunciata bene, che è una ragazza che ha una malformazione che la rende praticamente nana, ha tutta una deformazione facciale del cranio, eccetera eccetera, ha degli evidenti problemi. E Marco Merrino e il fratello, davanti a questa domanda, hanno risposto prima il fratello, che ha detto che quando ci sono questi casi bisognerebbe abortire. Non è una cosa che mi scandalizza sentirlo dire, perché ci si può discutere sopra. È un'affermazione un po' frettolosa, senza la spiegazione, però è un pensiero che si può legittimamente avere. Invece Marco Merrino poi cerca di ribadire il concetto e mette l'accento su una questione che io ritengo anche giusta, cioè lui ha sollevato un argomento serio, che tutti quelli che vanno a scriverli lì, bella, bella, carina, tutte queste frasi qui, sono degli ipocriti che non pensano assolutamente quello che fanno e devono un po' ripulirsi la coscienza. È un concetto che è una generalizzazione, perché magari qualcuno lo dice perché vuole far star meglio, vuole dare un complimento, prova solidarietà per quella bambina, però io sono d'accordo, cioè ci poteva stare una battuta del genere, soprattutto per parlare un po' di ipocrisia, ok? Poi, come lo si fa, è un modo, lui l'aveva fatto un po' alla Marco Merrino. Il problema è che non si è fermato in tempo, è andato un po' oltre, e questo è uno di quei rari momenti in cui, a mio parere, la forma conta quanto il contenuto, perché abbiamo una responsabilità enorme qui su YouTube. Quando facciamo queste affermazioni, non stiamo parlando di fumetti, di DVD che qualcuno non comprerà o non andrà a vedere. Stiamo parlando di esseri umani, di persone. Lui stesso poi si è giustificato perché ha insultato poi questa bambina. Cioè lui, dopo aver detto questa cosa sull'ipocrisia, ha detto: Adalia Rossi è un mostro, un fenomeno da circo delle cose che mi hanno appesantito il cuore quando le ho sentite. E come avevo già fatto per Zeb89 quando gli avevo sentito dare della spazzatura ai gay, allo stesso modo mi sento di dire la mia a Marco Merrino. E ripeto, non è un attacco a lui, è un attacco a quello che ha detto, perché lo ritengo importante. Lui si è giustificato dicendo: ma noi non sappiamo se la madre sfrutta la bambina, se la bambina ci campa questa cosa. Io vi dico una cosa: se un mio figlio, un mio nipote o qualcun altro avesse quella malattia lì, che è una cosa pesante, perché un genitore, quando ha un figlio con quei problemi, la prima cosa che pensa è: se io non ci fossi più, chi ci penserebbe a lei? Quindi ci sta un discorso di voler creare comunque un'attenzione mediatica in qualunque modo, anche per dare un futuro, no? O agevolare un po' la vita della bambina. Quindi è un discorso che non mi interessa. Può essere fatto per qualsiasi motivo, può essere strumentalizzato o no. Certo, pensare male così di una madre, come pensare che magari c'è una tragedia e la madre la sfrutta, io penso che la madre preferirebbe 100.000 volte non avere quella tragedia che sfruttarla. E in più c'è un altro fattore che Merrino cerca di portare avanti per difendersi. I comici americani da sempre denigrano qualsiasi cosa, non si fanno scrupoli, è una comicità, un black humor, no? Molto. Allora, innanzitutto io dico che il black humor era già stato fatto, e ripeto, ti dovevi fermare un attimo prima, perché quello che tu hai detto, cioè insulti alla bambina, fenomeno da baraccone, fenomeno da circo, mostro, possono essere cose anche che tu non pensi e le volute fare per esagerare, per provocare una reazione. Però ripeto, la forma in questi rari casi è importante, a breve dico perché. Però c'è una differenza tra te, Carlin e gli altri comici americani, scusate se li pronuncio male, è che loro hanno un pubblico enormemente raffinato alle loro battute. Le loro battute sono di alto livello. Quando Carlin, mi hanno fatto notare, parla delle anoressiche come vacche borghesi di cui lui non si frega niente, visto che c'è un bambino al giorno che muore di fame, critica due volte una società e porta l'attenzione su una tematica importante, parlando più di una categoria che di una persona.
E il pubblico che ascolta lì può passare sopra la provocazione, sopra l'espressione forte per andare al contenuto. Quando Marco Merrino dice quella battuta lì, black humor, adesso si giustifica così tutto ciò che è di cattivo gusto, non solo non porta una maggiore attenzione su una tematica, non porta nessuna ulteriore riflessione, offende solo, dice le parole ingiuriose contro una persona con dei problemi. E questo cosa comporta? Che innanzitutto il pubblico di Merrino non è il pubblico di George Carlin che paga $100, $200 a biglietto per andarla a sentire, è un pubblico di minori, come ho io, un pubblico di ragazzini 13-14 anni che non sono in grado di mettere l'accento sulle cose giuste. Quindi magari sentendo quelle affermazioni lì, può partire anche uno spirito di emulazione. Il giorno dopo vanno in classe, magari hanno qualche ragazzino con dei problemi di qualsiasi tipo, e prenderlo in giro come mostro, fenomeno da circo, perché Marco Merrino ha reso tutto una cosa divertente, magari pensano che possono divertire anche gli amici con quelle parole. E io per questo ci andrei più cauto e parlerei di responsabilità. Anche un'altra cosa, mettiamo caso che qualcuno stava ascoltando quelle parole lì, se si fosse fermato un attimo prima le avrebbe accettate, ma sentire degli insulti in quel modo a qualcuno che non si merita gli insulti, perché non è una cosa che perché si dovrebbe meritare gli insulti, poteva far male. Io penso che etichettare chiunque come perbenista o moralista che si è offeso, che si è dispiaciuto per quelle parole, sia un atto di presunzione enorme, perché si sta giudicando la sensibilità delle altre persone. Dovete capire che voi potete ridere per quello che considerate black humor, però questo non vuol dire che siccome c'è del black humor allora chiunque deve ridere e sorridere di quello che ha sentito. Potete fare black humor che a me non piace, come molti di voi, sentendo dell'ironia, uno scherzo su qualcuno, su qualcosa che vi piace, adesso ci arriviamo, vi arrabbiate. Io quando sento un black humor così fatto male, perché scusami Marco, ma hai fatto molto di meglio, non lo accetto. Non lo accetto perché quello non è black humor. Si sta usando il termine black humor, umorismo, per difendere una battuta di cattivo gusto, che poi io penso che Marco Merrino ci abbia pensato, però poi sapete come succede, siamo uomini, siamo orgogliosi, e magari piuttosto che chiedere scusa, cerchiamo di difendere ancora di più la nostra posizione. Succede anche a me. Detto questo, la considerazione e il mio video pacifico finisce qui, perché stavo parlando di Marco Merrino, per cui ostimo. Invece adesso parte un attacco a delle persone, tra cui Yotobi, e il pubblico di YouTube. Parliamo prima del pubblico di YouTube. Meschini, miseri, pezzenti, con una scala gerarchica di valori che farebbe veramente rabbrividire Hitler. Hitler guarderebbe alla vostra scala di valori e direbbe: oddio, ma sono dei mostri. Vi incazzate per delle ironie e delle battute su YouTuber, videogiochi, cinema, penne, DVD, qualsiasi cosa. Vi incazzate se uno vi deride i Pokémon o il vostro regista preferito, il vostro YouTuber preferito, impazzite, brucia coglioni, impazzite, anche se le cose sono dette con ironia. E poi io dovrei accettare il black humor, come se il black humor fosse il passaporto del cattivo gusto. Ma stiamo scherzando? Buffoni, miseri, pezzenti. Degli insulti a un debole sono la cosa più spregevole che esiste. Può averli fatto Marco Merrino come battuta, ma voi che non vi arrabbiate e ridete e giudicate gli altri come moralisti, siete i peggiori moralisti e demagoghi che esistono. Miseri, pezzenti. E poi arriviamo agli Yotobi. Uno squallore che fa... Vi giuro, io più... Quel ragazzo più lo seguo, più io non lo capisco. Ma si fa sempre i cazzi suoi, rimane nel suo angoletto zitto e muto e a cuccia. Rimanici se devi dire stronzate. Andate a leggere il suo stato, dove difende Marco Merrino, tranne poi fare una bella tirata di freno a mano, perché in effetti l'argomento era un po' spinoso. Se ne esce con delle stronzate. Ma vi rendete conto? Lui fa... Dice, non c'è spazio di manovra, si calcolano le parole su YouTube... Seb89 gli fece un video ironico dove lo prendeva in giro perché non sapeva giocare a Metal Slug, e lui, Spreaker, gli augurò la morte con una cattiveria incredibile, e si permette di giudicare chi magari fa un po' il punto su parole importanti. Ma vergognati, ti giuro, io su YouTube non lo... Io veramente, Yotobi non lo capisco. Voi direte, ma adesso tu attacchi perché Yotobi ti sta sul cazzo. Yotobi mi sta sul cazzo.
ma vi ho dato anche l'argomentazione del perché. Eppure, voi direte, ah, una cosa la metto, dovevo trovare un modo per attaccarlo. Ha fatto un video bello, quindi non potevo attaccare il video, attacco un attimo. Quello che ho detto, no, però, a parte gli scherzi, voi, io non vi devo stare simpatico, come dice Renzi, voi dovete ascoltare quello che dico. Cioè, vi sembra normale giustificare, andare a proteggerla? No, perché qui si fa il punto alle parole che si dicono. Uno ti ha preso in giro per come giochi a Metal Slug, sei partito in quarto. Fai un video dove attacchi i Pampers, Claudio Ruffini. Sì, Claudio, Paolo Ruffini, eccetera. E tutto va bene. Ti prego, continua a star zitto nel tuo angolino, zitto e muto, e a cuccia, e fatti una valanga di cazzi tuoi, se devi dire stupidaggi. Poi, sei stato fortunato che tu nei commenti poi hai tirato un po' il freno, ma no, ma io al 2%, coraggioso io Tobi, no? Al 2% parlavo di Merlino, perché il discorso generale, non dire stronzate, devi stare zitto e muto, perché io non sono Andreani, tu non puoi venire in live con me e farti il bulletto, ok? Fare il bullettino e far passare Andreani per il coglioncello, perché io ti smonto, botta a botta. Smetto qui. Complimenti a Marco, pessimi tutti gli altri. No, complimenti a Marco no, cioè, continua col tuo lavoro Marco, sperando che sia sempre migliore, che non ci siano altre contestie. Tutti gli altri, vergognatevi, si difende di più uno youtuber o un DVD di una ragazzina con problemi. Ciao.